Io non so da dove posso cominciare, sinceramente, perché c'è tanta adrenalina, c'è tanta emotività, sono tante emozioni, però non è semplice. Credo che questa partita l'abbiamo vinta con una forza mentale straordinaria. In presentazione anche alla squadra ho detto: le cose che facciamo, le cose che loro fanno, le conosciamo, le sappiamo perfettamente dove andare, sappiamo perfettamente cosa non subire. Quello che farà la differenza sarà il come faremo quelle cose che abbiamo fatto per 5 partite. E questo è l'aspetto determinante. L'aspetto invece ancora più importante per quanto mi riguarda è quello che state ascoltando fuori da queste mura. Perché la forza di questa squadra, al di là di un risultato, credo, è quella di aver provocato un'annata ancora in essere, ancora in corsa, regalando emozioni, regalando anche delle partite da non da contestabili, ma fondamentalmente sul piatto della bilancia delle emozioni c'è un peso specifico straordinario, non solo a livello numerico, ma anche nella qualità, nella quantità delle emozioni stesse. Stasera è, per certi versi, l'apoteosi di questo. Perché ne sentite? E per noi a produrre queste emozioni, avere come cambio questo, è un passaggio determinante. Adesso abbiamo un giorno per staccare e poi abbiamo 24 ore per preparare la partita di Milano, di cui a qualsiasi domanda non ho capacità di rispondere in questo momento. Probabilmente domani sera sarò un po' più pronto. Però credo che sia importante adesso che noi prendiamo questa partita e la metabolizziamo con energia positiva e creando l'autostima per giocare. E poi penseremo come e a fare che cosa. Credo che la partita di questa sera, al di là della premessa della forza mentale, sia stata una partita in cui i giocatori hanno avuto il controllo delle situazioni, con degli sprazzi sicuramente di performance singole, ma sempre assolutamente dentro il contesto di quello che era la struttura di squadra. È qui che noi siamo riusciti a cambiare il nostro essere, dare libertà e licenza ai nostri talenti dentro un sistema nel quale il talento ha la possibilità di esprimersi senza però che la sua libertà di espressione non diventi licenza e la licenza porti al caos. Questo è il salto che abbiamo fatto. In più, parallelamente, con la stessa importanza, abbiamo cementato un aspetto difensivo che credo, mi auguro, spero che per tutti sia assolutamente evidente. E qui subentrano tutti, subentra la disponibilità anche dei, tra virgolette, più talentuosi a mettersi a disposizione per fare uno sforzo difensivo. Sono vostro. Volevo dire, Rocco, dove hai trovato il coraggio, la forza di contare fino a queste partite sugli americani, cioè alcuni americani tuoi che per 4-5 partite non ti avevano dato nulla. Tu sei sempre stato tranquillo, sereno, sta tranquilli che vengono fuori. Cioè, questa fiducia dove la trovare? Ma se mi agito io diventa la bomba che poi produce a cascata tutta un'agitazione generale. Io devo essere il termometro dell'umore dei ragazzi, dello spogliatoio e dell'assoluto. So perfettamente con chi ho a che fare, so perfettamente che erano momenti, ma la qualità delle persone viene prima di tutto e conosco le persone che sono prima di essere un giocatore chi gioca per noi.
per cui non avevo dubbi, così come contavo, e questa era una proiezione, che poi nel momento in cui scattava la parola playoff, nel loro modo di pensare, di crescere, di essere, voglio dire, tutto cambiava. In realtà il playoff è una sorta di seconda possibilità, perché a un certo punto ti riazzera tutto ed è importante relativamente in casa, fuori, è importante che tutte le squadre sono 0 vittorie e 0 sconfitte. Credo che ne abbiamo parlato alla fine di gara 3, è importante quello che dico, ma è ancora più importante come lo ricevono o lo interpretano. Era importante continuare a insistere sulle nostre cose con assoluta fiducia, ma era stato ancora più importante che chi doveva poi farlo era pronto come ricettività e a fare queste cose e come farle. La mia è stata una grande, voglio dire, c'era grande serenità perché so con che ho a che fare. E comunque poi ho fatto questa è la 1001esima partita dei playoff e siete la seconda squadra in queste 1001 partite ad avere ribaltato un risultato dallo 0-2 al 3-2, successo molti anni fa, Benetton, Treviso, Reggio Calabria, se non sbaglio, giusto? È una domanda un po'... Io credo che, ed è questo, l'ho messa come premessa, la faccio come chiusura eventualmente. Io credo che la nostra partita, meglio ancora la nostra serie, perché oggi si parla di serie, deve essere valutata in funzione anche della qualità della squadra contro cui giocavamo. E aver fatto questo, e aver ribaltato questo, secondo... Questo per i pesaresi è una roba dura, è una roba importante. Come devi dire, vai tranquillo. È una cosa importante. La forza della squadra contro cui giocavamo era... è quello che ci dà secondo me il quid in più per questa serie. Secondo me è importante che la forza mentale di questa squadra, raschiando dal fondo di gara 2, non abbia mai però omesso di avere la fiducia dentro di ognuno, e poi la somma della fiducia ha prodotto questo. Stiamo parlando, la differenza forse di quella serie, perché voglio dire, sono abbastanza vecchio ma non tanto da ricordare, o forse sono troppo vecchio che non ricordo, però c'era una dilatazione forse anche di partite molto più ampia nei giorni. E qui ragazzi parliamo che noi 4 giorni fa eravamo meno 27 mi sembra e 0-2, 4 giorni fa, 5 giorni fa, e in 5 giorni fatto quello che abbiamo fatto in queste poche ore, ma sono nello spogliatoio che stanno facendo la doccia i protagonisti.